Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare dei fagottini alla Nutella con la pasta sfoglia. Alzi la mano chi di voi ha fatto la pasta sfoglia, che ho fatto io il video, lo trovate qui, lo trovate nell'info box. Alzi la mano chi invece la va a comprare già bella che pronta al supermercato. Ebbene yes, dai, insomma, poi ci sono quelle di qualità, quindi si può comprare tranquillamente, anche se in realtà farla è anche divertente, no? Magari sei nervoso, se chi non l'ha fatto guardi quel video così capisce perché sto facendo questo gesto. Va bene, dai. Allora, poi qua ho anche preparato il latte di soiola, che è qualcosa di spettacolare, il latte di soia, io lo chiamo un po' così, così almeno poi dopo facciamo una colazione spettacolare a San Siro, al San Paolo, all'Olimpico, e badabam badabam badabam, come si fa il latte di soiola, di soia, trovate sempre la ricetta qui in alto dove ce l'hai, oppure sotto nell'info box. Bene, dai, 3, 2, 1, andiamo a vedere che cosa abbiamo bisogno. Pasta sfoglia, pronta, fatta ovviamente, non comprata o anche comprata, non e anche. Un pochino di Nutella, chi di voi ha il coraggio di sostituire la Nutella con la marmellata? Io no, però se qualcuno ha il coraggio può farlo, ci siamo intesi? Zucchero e acqua, ma poi andiamo a vedere. 3, 2, 1, cominciamo dunque la nostra preparazione. Dopo aver steso la pasta sfoglia, se l'avete fatta in casa, o aver comprato un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, metterla su un piano da lavoro, preferibilmente in legno, quindi sporcarlo con un po' di farina e stenderla delicatamente con un mattarello. Le dimensioni del rettangolo di pasta sfoglia dovrebbero essere all'incirca 36 x 26 cm. Questa fase preliminare sarà indispensabile quando andremo poi a chiudere i fagottini, in quanto il residuo di farina a contatto con l'acqua formerà una sorta di collante che impedirà ai fagottini di aprirsi durante la cottura e sarà utilissima durante la lavorazione, in quanto impedirà alla sfoglia di attaccarsi al piano di lavoro. Fate questo passaggio anche se avete comprato un rotolo di pasta sfoglia già pronto. A questo punto, come state notando, ricavarne 6 rettangoli. Se avete questo rullo, passatelo su ogni rettangolo, mi raccomando, delicatamente senza bucare la sfoglia. Questi solchi, non buchi, permetteranno una miglior lievitazione e distribuzione della Nutella. Quindi, con un coltello fare 3 incisioni nella metà superiore dei rettangoli, in questa maniera. Dal bordo superiore e anche quelli laterali lasciare circa 1 cm di spazio, così anche fra un'incisione e l'altra. Mi raccomando, con la terza incisione non superare la metà del rettangolo. A questo punto disporre la quantità di Nutella o marmellata che desiderate nella metà inferiore, ovvero quella senza tagli. Non esagerate. Ok, esagerate pure, ma la cosa importante è che vi ricordiate di lasciare sempre 1 cm, ovvero tutta la cornice libera, in quanto poi questa parte ci servirà per chiudere il fagottino. Qui voglio esagerare, ne metto un po' di più. A proposito, non serve che la spalmiate eccessivamente, in quanto con il calore e durante la cottura si andrà a distribuire uniformemente nella parte libera. Con un pennello bagnare tutta la cornice del triangolo. La farina che abbiamo utilizzato all'inizio, quando abbiamo steso la pasta sfoglia, anche se l'avete comprata già fatta, ricordatevi di fare quel passaggio, come detto prima, a contatto con l'acqua formerà una sorta di collante tra i due lembi. E voilà, possiamo chiudere il fagottino. Non pressate eccessivamente, non serve, anzi, se pressate eccessivamente, il bordo potrebbe rimanere basso e durante la cottura potrebbe perdere sia di friabilità, rimanendo basso e compatto, quindi un po' duro, ma soprattutto potrebbe anche aprirsi. I tagli che abbiamo fatto serviranno per permettere durante la cottura al fagottino di crescere uniformemente. Per chiudere bene il fagottino, i lembi di pasta dei tagli superiori devono accavallarsi leggermente senza fare pressione. Disporre i fagottini sulla placca da forno ricoperta ovviamente da un foglio di carta oleata, cercando di distribuirli uniformemente su tutta la base. Questo passaggio può sembrare poco importante, ma in realtà è fondamentale. La parte di placca da forno senza fagottino sopra tenderà ad essere più calda, quindi se li disponete un po' alla... ci siamo capiti, diciamo un po' a caso, quelli isolati tenderanno a bruciarsi sul fondo e quelli tutti insieme tenderanno a essere più crudi.
Questa in realtà è una regola generale della pasticceria. Se fate anche le meringhe, vedete che quelle vicine mantengono tutte quante la stessa cottura e quella isolata tende poi a bruciarsi. Passiamo alla fase di glassatura. Sempre con il pennello bagnare tutta la superficie dei fagottini, quindi ricoprirli con dello zucchero semolato. L'acqua serve, legandosi alla farina residua, a formare quella sorta di collante naturale dove lo zucchero semolato rimane catturato. Durante la cottura lo zucchero si scioglierà, quindi si cristallizzerà e caramellandosi formerà quella crosticina bruna deliziosa. Delicious. Parliamo della cottura. Forno, preferibilmente ventilato, ma va bene anche statico, a 200 gradi. Il tempo di cottura circa 10-12 minuti, comunque regolateli dal colore superiore. Quando avranno raggiunto un bel colore dorato sulla superficie, abbassare la temperatura del forno a 170 gradi e continuare la cottura per un altri 2 minuti più o meno. Non aprite mai il forno durante la cottura, gli sbalzi di temperatura e il calo della stessa potrebbero pregiudicare il risultato finale. Come vedete, anche una ricetta facile come questa necessita di cura e attenzione per ottenere un prodotto di alto livello. E voilà, sono pronti, sono già buoni così. Tuttavia, se li volete rendere ancora più golosi, per chiudere la preparazione dopo averli fatti intiepidire 4 o 5 minuti, se resistete a temperatura ambiente, è possibile mettere un pochino di zucchero a velo. Intanto, io, mentre aspetto che diventino umani, quindi mangiabili, mi preparo un bel cappuccino con il latte di soia e sbrem, anche perché il latte di soia è importante, in quanto io non voglio né perdere i capelli, né soprattutto che i miei capelli diventino bianchi. Quindi la colazione ora è pronta e possiamo dirlo. E voilà, les jets sont fatto! E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, ma prima vi vorrei ringraziare e ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. E poi vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. E adesso, come potete vedere, mi sono appena svegliato, quindi sono pronto per la colazione. Quale proviamo? Proviamo questo. Vediamo, la mia domanda è: sarà buono o non sarà buono? Non lo so, vieni più vicino, vieni a sentire il crunch, lo scratch. Vediamo, Ma che cosa non è? Guarda la Nutella, guarda. Ma guarda che cosa non è. Cappuccino con latte di soia. Io la prendo senza zucchero. Dice, ci mancherebbe. Ho fatto un danno. Delizioso, ragazzi. Allora, farla a casa sicuramente è un vantaggio perché la qualità è elevata. Comprarla si risparmia un sacco di tempo. La mattina, in il tempo praticamente 5 minuti ci vogliono, più il tempo di cottura. Quindi, quale delle due sarà più buona? Ovviamente quella con la pasta sfoglia fatta in casa. Però la mia domanda è: avete voglia di? Ah, tra l'altro, la Nutella, ovviamente, farla in casa. Si può fare in casa la Nutella, veramente? Ebbene, yes! Qui sotto trovate il link di come fare in casa la crema di nocciole spalmabile, sapore Nutella, praticamente al 99,9% uguale. Forse anche, non lo so, però, vabbè, ok. Volevo dirti una cosa, ma proprio un segreto. Guarda, hai visto? Fallo. Ora sai come si fa. Ciao.